Giovanni Donzelli sarà il candidato alla presidenza per le prossime elezioni regionali di Fratelli d'Italia, 34 le liste civiche a suo sostegno e per la presentazione oggi a Firenze è intervenuta anche Giorgia Meloni. Guardi, la Toscana è a mio avviso un pessimo esempio di amministrazione, è l'esempio di come la sinistra italiana in alcuni territori soprattutto dove ha avuto la facoltà di governare per tanti anni in realtà abbia abdicato al proprio compito, cioè quello di provare a dare risposta ai cittadini, perché la sinistra è particolarmente quella di Renzi, è una forza politica molto attenta agli interessi dei grandi poteri economici, delle lobby, delle consorterie europee e poco attenta ai problemi dei cittadini italiani, e forse la Toscana è anche il simbolo di un certo centrodestra che delle volte ha preferito non organizzarsi per vincere, motivo per il quale noi pensiamo che in questa regione bisogna rappresentare una discontinuità totale con quello che è stato, sia nel centro-sinistra che nel centro-destra. Abbiamo come Fratelli d'Italia messo in campo uno dei nostri uomini migliori, Giovanni Donzelli, nostro capogruppo uscente alla regione, persona che ha fatto tante battaglie sul territorio, e speriamo che insomma su un nome così nuovo e così di rottura si possano convergere anche gli altri partiti del centro-destra. Siamo qui oggi in questa conferenza stampa nella quale annunciamo l'adesione a Fratelli d'Italia di almeno 34 liste civiche che sono nate in questi anni sul territorio, quindi tanta gente che fa politica ogni giorno guardando le persone negli occhi. Perché... E con la Lega? A che punto siete per un'alleanza così? Stiamo parlando insomma complessivamente con tutto il centrodestra, quindi anche con la Lega di Salvini, valuteremo insomma poi quando avremo il quadro di tutta la situazione. Sicuramente adesso la vicenda della Puglia è una vicenda abbastanza insomma centrale, perché è particolarmente ingarbugliata. Noi speriamo regione su regione, non parliamo di accordi nazionali perché secondo noi il centrodestra come l'abbiamo conosciuto non esiste, è morto e non si può rieditare, però in ogni regione stiamo cercando di dare il nostro valore aggiunto perché si possa essere competitivi e vincere.